Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Facciamo partire un po' di trailer reaction di alcuni trailer usciti negli ultimi giorni, alcuni altri sono usciti, ma mi sono preso quelli che mi davano, suscitavano un po' di interesse. Partiamo subito con Alien Romulus, che penso di aver capito sia uno dei film del mondo Alien, che è nato ormai una quarantina di anni fa, che è sicuramente un cult del genere fantascientifico horror e che arriva all'ennesimo capitolo. Onestamente non ho, a differenza di altre volte, guardato nulla, anzi non so neanche ci fosse un nuovo film. Guardiamo il trailer e poi vediamo un po' che dire. Quindi anche per me è in esclusiva, non l'ho visto. Prima di fare questo video mi sposto già, mi metto qua e partiamo subito. Is this really where you want to spend the rest of your life? You know I don't. Then this is our only ticket out of here. What's happening? There's something in the water. What do you mean there's something I in the water? I don't know, there's just something in the fucking water. No! Fucking thing's haunting us. Open the door, come on. Run. Are you sure you want to do this? Allora, Romulus penso che sia, si è visto, il laboratorio che si trova nello spazio, tra l'altro ho visto un pianeta penso con gli anelli, quindi potrebbe essere Saturno, cioè non è sicuramente dire, la Terra, non ho capito bene insomma il contesto, ma è lo spazio contesto, quindi plot twist dovrebbe essere qualcosa tipo arrivano delle strane segnalazioni o c'è uno strano silenzio in questo laboratorio, mandano una pattuglia intergalattica insomma a controllare cosa succede e chiaramente succede che c'è alien, c'è l'alieno che sarà inserito in qualche modo dentro questo laboratorio sospeso nello spazio e quindi va un po' a infettare e cibarsi di qualsiasi cosa. Un po' questa è la trama, è un film di Alien, dopo tutto non è che ci si possa aspettare chissà che cosa. Quello che sono curioso è di capire se poi la tensione sarà buona. È anche vero che non è facile rispetto a quello che è un grosso nome come Alien confermare, no, quanto fatto in passato. Già i sequel del primo Alien non furono sicuramente all'altezza del primo. I prequel, quelli più recenti, avevano già una visione diversa, quindi di ciò che succedeva prima, quindi completava un po' il tutto ed erano molto più interessanti. Qui bisogna vedere perché il rischio di farsi male è molto alto, perché fondamentalmente tante cose già le sappiamo, come si comporta il parassita lo sappiamo, sappiamo tante tante cose di come questo alieno, di come è fatto questo alieno, di come ci si comporti. Devono essere bravi, spero che siano stati bravi a trovare dei meccanismi che diano ancora della suspense vera a chi guarda. È un film che esce a quanto pare in agosto, non so se in Italia è agosto, ma comunque uscirà nei prossimi mesi. Commento qui sotto sulle vostre impressioni rispetto al trailer e su quello che secondo voi poi sarà, no?
un po' il tutto su cosa andrà a parare. Aspetti i commenti qui sotto, alla prossima, ciao!